c'è il fermo pesca in Adriatico ed è molto difficile trovare pesce fresco, una situazione che sta creando non pochi problemi al litorale romagnolo affollato in queste settimane di turisti, ma che fa storcere il naso anche ai tanti residenti che non disdegnano di tanto in tanto un buon piatto di pesce. E allora venire in soccorso, è proprio il caso di dire, della Riviera ci pensa la Liguria, che tende una mano ai nostri ristoratori, una solidarietà evidentemente ben gradita dalle nostre parti. Il pesce del Mar Ligure, infatti, serve in questo periodo per soddisfare la gastronomia della Riviera Romagnola, rimasta senza prodotto ittico per via del fermo pesca biologico. Provvedimento scattato lo scorso 31 luglio e che bloccherà le attività di pesca per 42 giorni fino al prossimo 10 settembre. Dispositivo peraltro contestato da Coldiretti Impresa Pesca, che definisce fallimentare il fermo ed evidenzia come in un paese come l'Italia, che importa più di 2 pesci su 3 nei territori interessati, con il fermo biologico aumenta anche il rischio di ritrovarsi nel piatto per grigliate e fritture, soprattutto al ristorante, prodotto straniero congelato, se non si tratta di quello fresco made in Italy proveniente dalle altre zone dove non è nato il fermo pesca, appunto quello ligure ad esempio. Ieri mattina nuova pesca eccezionale nel Golfo Tiguglio, con oltre 5.000 casse di acciughe sbarcate sulla banchina di Sestri Levante, oltre a 1.000 casse di sarde. Le catture più consistenti sono state fatte dai pescherecci Savonarola e Salvatore Padre di Monte Rosso, seguiti dal Futura della Spezia e dalle 3 Lampare Sestresi. Le tonnellate di pesce azzurro sono state distribuite nelle 2 riviere liguri e inviate alla grande distribuzione di Torino e Milano, ma soprattutto sulla costa adriatica, dove da una decina di giorni i pescherecci sono in fermo biologico.